Ciao ragazzi, allora inizia la sistemazione della mini, cioè la parte 2. Smontato perché, come dicevo nella parte 1, è scollato, quindi incomincio a smontare tutte le maniglie e poi lo estraiamo. Per quanto riguarda l'incidente, l'accordo con la persona che è venuta addosso alla macchina è stato trovato senza problemi, quindi domani provvederò a portarla dal carrozziere e a farla sistemare tutta fuori. Così piano piano la macchinina si riprende. Iniziamo lo smontaggio del cielo. Ragazzi, è stata più difficile del previsto smontare il cielo. Sono fisicamente distrutto. Sarà che notte fonda e non è l'ora migliore per mettersi a fare ste cose. Ma è stato un lavoraccio inimmaginabile. Comunque ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua smontato, tutto scollato. Ho smontato anche un pezzo del sedile dietro. Pannelli vari. L'auto sembra esplosa. Comunque domani portiamo il cielo dal tappezziere. Allora, iniziamo da questo che l'ho ordinato su eBay, che è la nuova antenna per la macchina. L'ho presa con l'effetto pinna, probabilmente per una BMW, ma io spero che si possa adattare anche sulla mia Mini. È costato veramente poco, tipo 15 euro spedito. L'estetica è carina, vediamo come sarà il risultato finale. Poi si era rotta la griglia sul cofano a seguito dell'impatto in bici e allora in BMW ho ricomprato una griglia nuova. Eccola qua. Costa stranamente poco. Costa sui 18 euro. Veramente poco, avrei detto molto di più. È andata bene. Poi ho ordinato... Vediamo come sono. Queste sono le guarnizioni nuove del parabrezza che si è crepato a seguito di un sassolino che ho preso dalla macchina davanti. Cose che possono succedere con la bella stagione e facendo così tanti chilometri. Non ho la polizza cristalli per mia scelta e quindi mi sono attrezzato comprando io la guarnizione. Eccola qua. Che costa 20 euro e il parabrezza l'ho trovato su eBay, su Amazon, intorno ai 100 euro spedito, quindi con 120 più 70 euro di montaggio circa sotto i 200 euro dovrei riuscire a cambiare il parabrezza, che sarebbe un ottimo risultato. Calcolate che diciamo tra i principali riparatori di cristalli, ho già chiesto a un paio, normalmente costa tra i 5 e i 600 euro cambiare il parabrezza della mia Mini, quindi se io riuscissi a star sotto i 200 sarebbe veramente un successo. Intanto a 120 ho parabrezza e guarnizione. Vediamo il montaggio. Ragazzi, mi stavo dimenticando una cosa importante. Prima di montare il cielo dobbiamo sostituire la pinnetta dell'antenna che è rotta e quindi bisogna operare prima di mettere il cielo, perché la vite di fissaggio è sotto il cielo stesso. Quindi questa
la andiamo a togliere smontando la vite sotto e mettiamo questa pinnetta qua che mi sembra esteticamente molto bella, è tipica delle BMW ma dovrebbe adattarsi bene anche sulla Mini. Vediamo come viene, ok? Allora procediamo nell'assemblaggio della Mini, nello specifico del cielo, ed è pronto per essere montato. Eccolo qua, guardiamolo. È praticamente nero, bellissimo. E dobbiamo farlo stare qua dentro. Vediamo com'è la fase iniziale, quella più difficile per farlo calzare dentro in un buco più stretto di quello che è la larghezza del cielo. Quindi c'è da piegarlo leggermente ai lati, senza forzare, perché sennò poi si scolla il tessuto. Quindi piano piano, con molta calma e molta pazienza, lo inseriamo e ci vediamo tra un po', vediamo cosa succede. Ok? Ciao, a dopo!